Salve, salve a tutti. Scusate se sono in pigiama, ma mi sento un po' malaticcia. Dunque, io, come voi sapete, immagino, ho l'hobby di fare immagini Blender, che poi combino e le uso per dei miei scopi personali e per dei progetti che ho in mente per il futuro, di cui per scaramanzia non voglio dire nulla in questa sede. E sotto un video mi è stato chiesto di fare un video dove parlo in tedesco. A parte il fatto che ne ho già fatti almeno tre. Uno molto molto vecchio, in cui parlavo con un mio insegnante della Baviera, un altro molto più recente, dove avevo registrato la mia discussione, la mia presentazione di un piccolo progetto alla scuola, e un terzo per un video relativo a un mio progetto professionale che è già in atto da più di 2 anni. Quindi deve essere un video quello relativamente vecchio. Adesso credo che quel video lì abbia almeno un anno e mezzo. Quel progetto professionale ovviamente è iniziato molto prima rispetto al video, ma quello che mi interessava era sempre migliorare di più la qualità del video, e quindi avevo registrato in quel video in italiano, poi parlavo ceco, parlavo tedesco, inglese. Quindi sì, se vuoi ridere, puoi ridere in tutte queste cose, in tutte queste lingue. Detto questo, cioè, adesso sto parlando direttamente al mio etere. Io, ragazzo mio, non ti capisco, cioè, ma guarda che non gliene frega niente a nessuno delle tue cazze e dei tuoi mazzi. Cioè, vuoi trovarti la moglie straniera, trovati la moglie straniera, vuoi ridere del mio tedesco, cioè, se a te fa star bene trattare male gli altri, sono problemi tuoi. Cioè, se quello è l'unico modo per trovare per te la felicità, trattare male le donne italiane, parlarne male delle donne italiane, parlare male del mio tedesco, fallo. Cioè, le persone intelligenti ti prenderanno per un idiota, loro. Io mi dissocio da qualunque insulto verso di te, perché non ne vale la pena insultarti. Detto questo, cioè, se tu fossi veramente felice, come dici, con quella tua ragazza russa, non prenderesti più il tuo tempo a odiare chi ti ha fatto del male nel passato. Perché se quello che hai detto è vero, hai avuto due delusioni d'amore. Ragazzo mio, sei stato ancora fortunato. Due delusioni d'amore non sono niente. Nella vita si prendono molte altre delusioni e possono capitare cose molto peggiori. Quindi, cioè, ti stai alimentando a gamba sana, per quanto riguarda me. Pensi che io frigni sempre? Dovresti sapere cosa mi è capitato. Comunque non ho intenzione di condividerlo con te. E comunque io in Germania qua, tutto sommato, ci sto bene. Ho detto dei lati negativi, ma ho detto anche dei lati positivi. Ma intanto, quando dico dei lati positivi, tu sconnetti il cervello. Per cui è inutile che vado avanti a ripetere sempre le stesse cose. Se non vuoi sentire, non ascolterai mai. Comunque ci sono quei video, non ho intenzione di farne un altro, anche perché non so di cosa dovrei parlare. E il mio canale comunque è ideato in italiano. Il secondo motivo per cui non lo voglio fare è che io non devo dimostrare niente a te, e piuttosto che fare una cosa che tu mi hai ordinato di fare, fai un video in italiano, fai un video per favore in italiano, avresti dovuto dire, forse io l'avrei fatto, ma io non rispondo agli ordini, mi dispiace. Quindi, vabbè, io te lo assicuro, ti faccio questo cazziatone. Ti uso per fare un video, ma finito questo video tu per me sei morto. Anche perché io viaggio, ho molti progetti in testa, viaggio molto compartimenti stagni nella mia vita, cioè.
risolto il problema con te, tu per me sei morto e tanti auguri e grazie. Però veramente, cioè, se tu dopo due delusioni stai messo così male, ragazzo, il debole sei tu. Mi dispiace. Un bacione a tutti, anche a te, che ti farà schifo perché sarai sempre più bello di chiunque altro, ma non metti mai la foto. E ti raccomando di crescere un pochino perché veramente, cioè, siamo a livelli di bambini dell'asilo. Ciao a te e ciao alla tua ragazza, se esiste.